Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con il Laboratorio Salute, un piccolo giardino zen che ogni settimana può coltivare con grande amore tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente e alla salute. E oggi è proprio il caso di dire giardino zen, perché se la regia inquadra il nostro salotto non siamo più qui a Cremona nel nostro studio, ma siamo volati direttamente in Oriente e questo l'abbiamo fatto grazie a un personaggio, un volto eclettico di questo mondo. Abbiamo qui con noi Luigi Crespi, buonasera e buonasera. Benvenuto qui ai nostri studi. Grazie. Accompagnato dalla figlia Susanna. Buonasera. Adesso la presento, c'è una bellissima sua presentazione che abbiamo trovato sul suo sito, la presento appunto leggendola perché è veramente unico lei. Lei ha una grandissima passione per la natura e una grandissima genialità assolutamente fuori dal comune, l'hanno appunto portata a diventare un personaggio unico nel mondo del bonsai e del paesaggismo. Eclettico e sempre rivolto alla sperimentazione e all'innovazione, ma con grande attenzione verso la tradizione, è stato il primo in Italia a progettare i giardini giapponesi realizzandoli con materiali originali direttamente importati. Ha fondato la Crespi Bonsai, il Crespi Bonsai Museum, il primo al mondo, questo museo permanente, e l'Università del Bonsai. Ha scritto numerosi libri, tra cui qui abbiamo questo che è intitolato Bonsai, il sottotitolo non riesco a vederlo, magari Susanna si ricorda meglio. È dedicato proprio al nostro museo questo, è un libro proprio dedicato alla nostra collezione, quindi. E addirittura ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale, nel 2006 ha ricevuto l'Ambrogino d'Oro, quindi questo grande riconoscimento di Milano Città per i personaggi appunto che si sono prestati all'utilità dell'informazione pubblica. E devo dire che oggi ha fatto il più bel regalo, lei insieme a sua figlia, che potessimo ricevere qui nei nostri studi. Grazie. Portarci queste piante meravigliose, queste vite. Vero, vite. Vero. Allora, siamo stati già da voi a registrare un bellissimo speciale, anzi ringrazio Claudia, ringrazio voi che ci avete ospitato. Queste erano appunto le immagini che abbiamo girato all'interno della vostra università, del vostro museo, del vostro brand, perché poi avrete creato anche il brand Crespi Bonsai. Certo. E grazie. Grazie e vediamo oggi insieme, faremo questo percorso dedicato appunto alla conoscenza di queste piante millenarie e soprattutto anche alla cura. Alla cura, dicevamo proprio prima di questo inizio di trasmissione che è come avere come curare una persona, no? Assolutamente, curare un'anima, certo, è come se fosse, certo, un animale domestico, un, sì, figlio, sì, sì. Diventa un rapporto, genitore, perché hanno più anni di noi. Ah, sì, nonno. Sì, è vero, un nonno anche spesso. È una cosa bellissima questa, perché vi accompagna e vi accompagnerà tutta la vita. È una cosa che non finisce mai di darvi dei messaggi, che è contenta, che ha piacere, che grazie del concime che le è stato dato e quindi del cibo che le è stato dato, la pianta giorno per giorno risponde alle coccole che le vengono fatte, è sicuro, non magari. Ecco, non la pianta, lei è padre, è diventato nonno, qui abbiamo con noi la sua figlia che è Susanna, ha anche un altro figlio che lavora con lei. Sì. E diceva Susanna che lei è cresciuta a pane e bonsai. Bravissima, sin da subito. E questa pianta che voi vedete fotografata all'interno del libro è la prima pianta che lei ha acquistato, che proprio ha amato. Sì, erano tre le piante per essere oneste. E ho ottenuto solo questa, una è stata venduta, una azalea, mentre un ginepro è morto nell'84-85. Se vi ricordate, quando è nevicato circa un metro di neve e ha fatto 6-7 giorni 20 gradi sotto zero. In quella situazione, in quel momento, la pianta l'avevo lasciata in una posizione che non le era piaciuta ed è morta, poverina. Comunque questa mi accompagna da allora. Era una pianta che aveva circa 90-94 anni e, ripeto, è dal 1959 che sta con me e direi, ecco, il bonsai è bellissimo perché accompagna nella vita, non, senza chiedere niente, gioisce, fiorisce, fa i frutti, insomma mi segna le stagioni e direi che non c'è niente che fa il lavoro che fanno le piante. Ecco,
la sua compagna, sua moglie, con lei da più di 60 anni, 60 anni di matrimonio, ma lei ha un doppio matrimonio, perché anche questa pianta, no? È con lei da più di 60 anni. È vero, non tolgo niente a mia moglie, alle coccole le faccio anche a mia moglie, ci mancherebbe altro. Naturalmente le piante, ripeto, sono cose, sono qualcosa che non è difficile dover trovare aggettivi che possano descrivere il piacere prima di tutto per gli occhi e poi tutto l'interno. Ogni giorno danno questo, ma è la verità, non sto raccontando delle frottole. Piacere quando passo in mezzo al vivaio dove ci sono ospitate le nostre piante e vedo con piacere questa ha fatto due frutti, quell'altra ha fatto tre fiori, insomma ogni pianta ecco, hanno un momento magico, un momento piacevole. Ecco, guardi la ginkgo coi frutti. Ecco, quello che voi vedete, questo è il museo? Esatto, sì, il nostro museo. Al cui interno potete trovare una pianta unica. Una pianta millenaria. Sì, sì, è un ficus retusa che tra l'altro è con noi dal 1986, quindi da oltre 30 anni. Qual è? Adesso arriviamo, ecco, è qua di fianco. Si vede... Sì, si è intravisto ora. Ed è una pianta veramente eccezionale. Il papà ci ha messo 10 anni per poterla acquistare, perché non c'era possibilità, giusto? Dico bene? Non ce la cedevano. Ma è normale. Questa? Esatto, è questo esemplare. È un Ogata bonsai, quindi un grande bonsai, un bonsai di grandi dimensioni ed è una pianta veramente eccezionale, è conosciuta in ogni continente ed è il nostro fiore all'occhiello del nostro museo, insomma. La prima, diciamo, che ha poi fatto iniziare questa grande collezione che è composta da 200 pezzi. Ecco, ma da dove è nata questa sua passione? Lei, per lei, è nata, diciamo, in famiglia, no? Esatto. Ha ereditato dal padre, assolutamente. Per lei e suo fratello. Ma per lei c'è stato un richiamo, no? Una casualità? Ma, ripeto, io avevo visto questi tre bonsai, sono andato per comprare delle orchidee da Vassallo a Genova con un collega e per il negozio di fiori che avevo e mi vedo queste piante vicino alla finestra. Ecco, quando dico questo le rivedo proprio perfettamente. Vedo queste tre piante e dico cosa sono? Sono dei bonsai, però naturalmente... Dirmi bonsai e dirmi niente, la stessa cosa, non l'avevo mai visto, non avevo mai sentito neanche la parola bonsai. Comunque alla fine compriamo quello che dobbiamo comprare, li vedo lì ancora, li compro, li porto a casa. Porto a casa il problema, come faccio ad educarli, come faccio a farli vivere, farli campare nel modo migliore. E cercavo qualcosa senza mai riuscire a trovare niente. Solo nel 1964 ho trovato un libro di Kenjo Murata che parlava di bonsai. Ecco, in giapponese? No, italiano. Ah, allora è stato fortunato. Il primo libro che è uscito proprio e ho cominciato a leggere e fare. Poi naturalmente sono andato in Giappone dai maestri ad imparare come si fa, insomma, a rispettare la natura, ecco, più che imparare, a rispettare la natura e conoscere la natura prima di doverla educare. Questo era un qualcosa che è indispensabile per poter avere un piacere di poter possedere un bonsai. Ecco, le piantine che vedete qui, che sembrano giovani, in realtà le più giovani sono delle trentenni, no? Esatto. Quindi, che sono quelle piccoline, per poi arrivare anche delle piante che hanno più età. Mi piacerebbe, se voi me lo consentite, di farvi fare... Ci avete portato tante belle piante, no? Certo. Tanti bonsai diversi. Possiamo fare una camminata nel giardino virtuale, certo. O anche in piedi, proprio alzandoci, vedendo quali sono le caratteristiche di ognuna di queste e magari partendo dalla difficoltà, no? Di accudimento, certo. di ognuna, perché per ognuna c'è una propria un mantenimento, cura, certo, ci sono delle informazioni, delle regole a cui, insomma, affidarsi per mantenerle al meglio, volentieri. Allora ci alziamo, andiamo. Sì, sì, dai, che così, visto che è così bello, sì. Possiamo respirare un po' di... Allora, qui partiamo con...
Allora, questa forse, ecco, abbiamo parlato di difficoltà, questo è l'albero più semplice. Giriamoci a favore di camera. Da mantenere. Vi faccio venire da questa parte. Questo è il nostro Ficus retusa, quindi una pianta che si può tenere in casa e si deve tenere in casa sicuramente dall'autunno fino alla primavera inoltrata, perché ha bisogno di caldo. È una pianta che arriva da climi tropicali e subtropicali, per cui è necessario darle del calore almeno fino alla primavera inoltrata. In questo periodo, cioè dalla primavera inoltrata all'autunno, possiamo lasciarla anche all'esterno, in una zona semi ombreggiata, non direttamente al sole. Ed è una pianta robusta, facile da mantenere, per cui per chi vuole iniziare sicuramente è molto consigliata, una pianta semplice. Questa quanti anni ha? Quasi una cinquantina d'anni, ed è meravigliosa per le liane che ha creato, non so se si riesce a intravedere, guardate. Le liane che cosa sono? Praticamente sono dei rami che si sono, sono diventati delle radici a tutti gli effetti, sono cresciute talmente lunghe sino ad arrivare alla superficie. Guardate le arrivate, quindi si vedono proprio come quelle che si vedono nei film. Bravo, e aiutano ad alimentare la pianta. E quindi anche a sostenerla a volte. Mai no? Toccarle. Cioè, no, anche perché è la bellezza anche di questo albero, di quello che riesce a fare. Cosa che avviene in natura, però in un piccolo vaso è molto più affascinante e lo riesce a vivere meglio, no? Assolutamente. Bello, bello poi il fatto che può stare nelle case, accetta di stare nelle case, quindi si è molto vicini alla pianta. Sì, non sì, è lontano. Meraviglia. Si sente un'energia che è incredibile. Poi qui abbiamo, vi faccio andare dietro così siamo sempre a favore di camera. Questo è un Acer palmato, descioiso, bellissimo perché a primavera è rossa, poi man mano che arriva il sole che si scalda diventa verde e in autunno comincia a diventare gialla con delle striature, poi diventa rossa ancora un'altra volta, poi cade la foglia. Bellissimo per queste cose, sta molto contenuta e la colorazione... Quindi cade tutta la foglia, sì. rimangono sulle rami? E così puoi osservare meglio la ramificazione, perché per avere questa ramificazione molto fine c'è tanto lavoro. Non è sufficiente solo annaffiarla, bisogna potarla, bisogna pinzarla, bisogna adeguare la concimazione, però permette ovviamente poi anche in inverno, anche senza foglie, bonsai sono meravigliosi perché si può proprio leggere bene tutta la struttura. Ecco, qua si può leggere gli anni. Questo ha un anno, questo è 2 anni. Ah, quindi lei dai rami riesce a capire anche... Sì, lo fanno tutti, anche la Guardia Forestale. Vabbè, quanto però è cresciuto il ramo, certo. È particolare proprio sì, come... Sì, sì, ma è la parte più bella. Perfetto, poi qui dopo magari spiegheremo... Che cosa c'è, volentieri. Questa è una cosa... Portiamo in una foresta. È meravigliosa. Assolutamente, perché è in miniatura. Cioè, guarda, questa è una mini foresta. Cioè, piante che in natura potete... è un carpino. Piante di carpino, piante che in natura possono crescere 20-30 metri. Noi abbiamo 45-50 centimetri, non di più, di alberi che... composti appunto in questo vaso lungo e stretto, che dà proprio la sensazione del paesaggio. E vedete ovviamente piante di diversa dimensione, diversi anni, perché il bosco è composto da piante di diverso. Noi, cioè col bonsai si cerca di ricreare quello che avviene in natura. È la Quindi cosa... questa che è più grande quanti anni ha, per esempio? Avrà una quarantina d'anni almeno. Anche la più piccola siamo sui 12-15 anni. Che sono queste qui? Quelle più piccole, quelle più fini. Piccole. Quelle piccoline. 12-15 anni e 40 anni, esatto, la più grande. Tutte composte insieme. Ma la parte bella... di questo, se mi permettete, provi a guardare. Ecco, lei con suo marito, con suo fidanzato, sta camminando dentro nel bosco, sta sentendo il profumo del bosco. Ecco, ci si può fantasticare, avere la fantasia, il piacere di muoversi all'interno di questo albero. Sì, sì, il bonsai significa immergersi nella natura, però a portata di mano, perché tu l'hai sul tuo balcone, l'hai sul tuo davanzale, l'hai sul tuo tavolino. Questa come difficoltà di cura? Non è molto difficile, assolutamente. Il carpino è una pianta abbastanza robusta, l'unica cosa è una pianta che sta all'esterno, per cui non puoi mai tenerla in casa. Devi pensare e quando fa il freddo, che è la stagione, oppure quando c'è molto caldo? Allora, molto caldo non succede niente, bisogna preservarlo ovviamente dal sole diretto eccessivo durante la stagione più calda. Durante l'inverno cerchiamo di preservare le radici dalle continue gelate. Ma per assurdo le piante devono comunque capire che è arrivato il freddo, per cui un paio di gelate bisogna farle sentire all'albero, in modo che lei si attiva e capisce che in effetti è arrivato l'inverno e va a riposo. E va a dormire. Va a dormire. È meraviglioso.
Poi qui abbiamo un melograno, sì, no? Proprio. Qua siamo ancora in fioritura, bellissima, proprio stagione, quindi è favoloso quest'albero. Pieno di frutti. Fruttifica molto, molto bene, cioè non ha remore, piacevolissimo proprio per il suo modo di crescere, bellissima perché si muove nel tronco e a questo le avviene dopo i 30 anni, 27-30 anni, piano piano si muove. Quindi questa pianta quanti anni ha? 50-60? Una cinquantina d'anni, sì. Sicuri. Ecco, una cosa curiosa da sapere sul bonsai, che forse non tutti sanno, è che fiori e frutti non si modificano nelle dimensioni. No. Quindi se sono piccoli o grandi, proprio perché sono di dimensioni naturali, assolutamente, non c'è possibilità. Mentre il tronco, i rami, le radici si possono contenere come dimensione, i fiori e i frutti no. Quindi è molto divertente questa cosa, insomma, credo che è bello anche da questo punto di vista. Quindi mano a mano diventano sempre più grandi i fiori? Sì. Si mantengono per quello che è la loro dimensione, insomma, assolutamente. Molto, molto interessante. Ecco, questa è una varietà che rimane abbastanza piccola, contenuta. Piccola. Non ha la dimensione. E questa si tiene... All'aperto, fuori, assolutamente. E le gelate, il caldo, bisogna stare molto attenti. Proteggerle un pochino. Proteggerle. Ma è facile, cioè, sì, è come proteggere i figli. Sì, infatti, allora è un bel, diciamo che è un'arte da apprendere, no? Assolutamente, certo, bisogna fare esperienza. L'esperienza è fondamentale. Le informazioni giuste. E anche le informazioni. Sì. Le informazioni giuste. È vero che oggigiorno si trovano le informazioni di ogni tipo, no? Basta andare su internet e si trova il contrario del contrario. È quello il problema a volte. Ed è molto difficile sapere esattamente come innaffiarle, come potare, dove potare. Assolutamente. Meglio fidarsi da quel punto di vista ai professionisti, quello sia un consiglio che mi sento di dare, perché a volte poi si hanno delle indicazioni che non sono proprio quelle corrette. Poi parleremo magari di come mantenere, certo, che è importantissimo. Qui abbiamo una meravigliosa azalea. Sì, proprio. Lei è regina di maggio, anche se siamo leggermente più avanti, quindi è una satsuki in giapponese, è un rhododendron indicum. La meraviglia delle satsuki, quelle delle azalee giapponesi, è la possibilità di vedere colori diversi sulla stessa pianta, perché vedete che ci sono delle sfumature proprio diverse, ed è una fioritura lunghissima, più di un mese, quindi è una pianta meravigliosa da quel punto di vista. Non solo, ma aggiungerei, avviene minimo dopo un mese o due di quelle italiane. Perché le nostre sono piante autoctone, queste sono reali, perché nei boschi in Giappone si vedono nel bosco la azalea, noi non le abbiamo mai avute, non le abbiamo, e quindi diventa difficile, ecco, hanno delle caratteristiche di forza, di resistenza superiori alle nostre, però sono bellissime. Meravigliose. Qui al mio fianco invece che cosa abbiamo? Questa la famosa pianta del tè, che tutti conosceranno probabilmente, perché è una delle prime piante che appunto sono arrivate in Italia dalla Cina, sono state importate dalla Cina, noi stessi siamo stati i primi importatori, per cui l'abbiamo proposta quindi al pubblico. Pianta meravigliosa perché ha questa fioritura piccolissima, molto proporzionata, e quindi oltre ad avere la bellezza dell'albero puoi godere anche della fioritura, insomma, quindi è una pianta veramente completa. Ed è possibile invece in questo caso tenerla all'interno, si deve tenere all'interno almeno durante la stagione più fredda. Quindi per incominciare, per chi è diciamo alle prime armi, nonostante magari abbia già un po' di pollice verde rispetto con le altre piante, qual è la più semplice? Quella iniziando quella con quella da interni? Quella che accetta di più, perché la più semplice, sono tutte semplici. Quelle che accetta di più eventualmente le dimenticanze che le si fanno. E qual è? Il ficus potrebbe essere una buona candidata. Che è quella, che abbiamo visto all'inizio. Proprio. Poi ci sono delle piantine piccole, quella la facciamo vedere dopo perché ovviamente è stata portata per una questione di esempio, no? Certo. Di dimostrazione, per far vedere come si tolgono i fiori, le potature e quant'altro. Cioè, ci sono delle piantine piccole... che io non conosco il nome, ma lascio a voi la parola, che io per esempio adoro quella, ho visto quella lì, non mi ricordo il nome, ha, pensate un po', dite un po' quanti anni ha? Oltre 50 anni. Io mi ricordavo 30, 50 anni questa piantina. Sì, queste si chiamano show-in bonsai, cioè sono piante in miniatura. Io sono a più età, cioè ha più anni di me questa pianta. Ma è la parte bella, che accompagna nel tempo e poi si vede che cosa le sta succedendo. Adesso è molto contenta,
molto contenta perché ha ricevuto alimenti, è bagnata, insomma, le posso piace. Sentire qual è l'umidità? Io la sento secca, tanto per capire quanto... È fresca. È fresca, lei la sente fresca? Sì. Ci vuole un po' di esperienza per magari anche sensibilizzare le proprie dita, può essere. Quindi quella più di 50 anni si chiama, abbiamo detto... Camaciparis, è un camaciparis ottusa secca o pietrificato, perché ha una vegetazione molto molto fine, piccolissima. Quelle sono piccole foglie, quindi è una cosa... È chiamato ottuso proprio per la crescita. Questa è la crescita di un anno. La crescita di un anno. Io sono senza parole, ma quindi la difficoltà di questa pianta nel mantenerla? Sicuramente l'assiduità nel doverla annaffiare, perché avendo il vaso piccolo ha un'autonomia veramente limitata, quindi ci vuole un pochino più di attenzione rispetto ad esempio una pianta con un vaso grande, ovviamente ora che asciuga passerà molto più tempo rispetto a una pianta piccola, una disattenzione. Anche quella però più di, se non mi ricordo male, più di 30 anni, no? Sì, quella è la mia. Questo è il classico albero, no? Tutti che abbiamo forse realizzato a scuola, perché è un albero a scopa rovesciata. Perché nel bonsai si parla anche di stili, no? Ogni bonsai ha un proprio stile che si rifà alla natura. Questo è un albero classico, tronco dritto e chioma tonda, quindi è una zelcova. Una zelcova serrata ed è sempre in miniatura. Dicevamo, questi shuin sono i bonsai del bonsai, cioè sono piante sotto i 25 cm di altezza, con le stesse caratteristiche però, quindi è ancora più difficile nel senso realizzare questo tipo di pianta, più facile da mantenere perché c'è meno manutenzione a livello ad esempio di potatura ovviamente. Ma quindi queste piante sono nate da voi o le avete... Noi normalmente importiamo, poi manteniamo, quello sì. E far nascere tempo... queste piante penso sia una difficoltà molto elevata. Il tempo. Tempo. Più che altro, sì. Occorre tempo per riuscire a ottenere. Perché molte di queste sono nate anche da seme addirittura. Significa che tu hai piantato un seme 20, 30, 40 anni fa e hai seguito la pianta, quindi insomma, tempo ce ne vuole. Bellissimo. Infine queste che sono fiorite, sono anche là abbiamo delle micro piantine, sì, no? Sì, sono sì. Magari allora, quelle dietro piccoline, allora, queste noi le abbiamo portate come esempio, sono le piante più piccole che abbiamo a disposizione. È un'idea divertente da utilizzare perché spesso le utilizziamo anche per fare bomboniere, per le cresime comunioni e soprattutto per i matrimoni, quindi diventano piante molto semplici, divertenti ed è un vero bijou, una vera bomboniera. No? Quindi questa è una carmona. Più bella quindi, di una bomboniera. Brava, questa è una carmona, quindi grande così, in miniatura l'abbiamo in questo... Anni? Questo 8 anni. 8 anni. Però è graziosa, guardate che meraviglia. Bellissima, bellissima idea anche. Proprio. Sì, 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 sì. Allora adesso io devo dire che la mia preferita è quella lì. Per me è un... ma anche la foresta, adesso non mi ricordo sì, il nome. Di Carpino. Io penso che ce ne sia veramente per ogni gusto. Questa non l'abbiamo detta che è una... Potentilla. Cioè? È una pianta di origine, questa è di origine giapponese, che ha questa fioritura molto colorata, così rigogliosa, soprattutto insomma, è proprio sinonimo di estate, assolutamente lei. Bellissimo. Adesso abbiamo qualche minuto di pubblicità, ci lasciamo per qualche secondo, io vi ringrazio. Subito dopo vi faremo vedere come è la manutenzione di queste, più che la manutenzione è la cura, no? La perché cura, manutenzione bravo. È troppo... Una brutta parola. È brutto, la cura di queste certo. piante che sono vive, fanno parte di noi, fanno parte della nostra vita. E quindi le dobbiamo, hai detto giusto. Le dobbiamo amare. Tra poco vi daremo i segreti di uno dei maestri più bravi al mondo insieme al signor Luigi Crespi. Bentornati in studio, siamo ancora in piedi perché sono qui, vi ricordo, insieme al signor Luigi Crespi e la figlia Susanna della Crespi Bonsai e stiamo parlando appunto della cura, della cura di queste piante meravigliose e tra le altre cose adesso vedremo alcune cose molto particolari, dei piccoli insegnamenti, ma tra le altre cose voi realizzate eventi, realizzate corsi, avete l'università, esatto. Davvero molto importanti. Sì, la diffusione e la conoscenza per noi è sempre un punto su cui abbiamo puntato. Da diversi anni appunto abbiamo fondato l'Università del Bonsai, che è un'università che ha al suo interno anche un maestro giapponese, è un'università che si può praticamente svolgere tre corsi di livello avanzato abbiamo diverso. Abbiamo le immagini anche lì. Quindi sì, esatto. Nella nostra aula, che tra l'altro è proprio affacciata a un giardino zen e di fianco al museo, quindi anche in un contesto molto speciale. Oltre ai corsi dell'Università del Bonsai, che appunto sono triennali,
finale abbiamo anche i corsi brevi, per cui per chi proprio si vuole solo affacciare così velocemente al bonsai c'è questa opportunità di svolgere dei corsi appunto per la stessa autore. Adesso non so se questa pianta, comunque se a un certo punto dell'anno vi trovate la pianta così non bisogna spaventarsi perché... Assolutamente, è normale. È normale, no? Assolutamente, io sarei già in panico più totale. Infatti tu la vedi... Quindi voi insegnate anche proprio anche attraverso la nostra rivista, che è questa rivista bimestrale che tu hai in mano, si chiama Bonsai News. Quindi è una rivista che noi traduciamo dal Giappone, ci sono le varie tecniche, le varie informazioni mese per mese da applicare, le varie informazioni che appunto da utilizzare mese per mese anche sui nostri bonsai. Qual è la granulometria appropriata per il terriccio? Esatto, perché ci sono diverse informazioni importanti a cui insomma, affidarsi. Ai funghi nelle latifoglie, c'è la famosa micorizia che è importantissima ad esempio. Meraviglioso. Allora, anche qua difendersi dal caldo estremo, regole base per le cure estive, allora questo sarebbe proprio utile visto che stiamo entrando proprio nel momento più caldo stagione, dell'anno. Esatto. Allora, ovviamente ci sono dei segreti, no? Che si imparano vivendo con queste piante, curandole. Più che segreti sono dei rispetti alla natura, dei rispetti alla pianta, perché intervenendo con, così come si stava dicendo, per educarla si deve lasciare determinate lunghezze dei tronchetti che lasciamo, che servono proprio per stimolare poi la pianta per non fermarsi, per non regredire, per non avere dei problemi. Ed è una cosa semplice, basta conoscere. Ecco, vengono usate, cioè ci vogliono comunque delle strumentazioni apposite, non sono auspicabili, proprio dei sono forbici ad uso domestico. Che si possono disinfettare ogni volta che si fanno degli interventi, proprio per non trasportare eventualmente delle virosi, delle malattie, insomma. Ecco, e credo che tutto questo è solo per rispetto. Guardate, ve le faccio vedere, questi sono gli strumenti del mestiere. Non è un chirurgo, ma quasi, assolutamente. Sono qui, sì. Perché pesano, comunque ve le faccio vedere. Sì, sono diverse, perché poi per ogni operazione in effetti esiste uno strumento specifico. Certo, qui si va su quasi professionale o sul super appassionato, ma a casa chi ha un bonsai è sufficiente ad esempio dotarsi di una forbice per potatura. Bene, l'appoggio perché pesano abbastanza... Poi ecco, in maniera notevole. La cosa importante è da utilizzare la forbice specifica perché fa un taglio netto, per cui evita che il taglio che si va a fare vada in necrosi. Quindi ecco perché si dice, tutti abbiamo una forbice a casa in realtà, però la forbice per bonsai è proprio specifica e dà questa possibilità di cicatrizzare subito il taglio che si applica. Quindi come possiamo potare? Ecco, in questo caso l'olmo che è andato fuori forma e si lascia due internodi e si viene a educarlo. Si pota sempre vicino al nodo, vicino al nodo dell'estensione. Qui è molto intuitivo quello che si sta facendo, nel senso che anche chi non è insomma, particolarmente preparato capisce bene che questo germoglio è eccessivamente lungo, no? Disturba nell'armonia della forma, quindi si cerca di ricompattarlo. Allora, in questo caso, non avendo stagionalità la pianta da interno, nel senso è un sempreverde, non fa neanche nessuna fioritura, effettivamente in qualsiasi momento dell'anno si può applicare la potatura. È anche vero che il momento più, di maggiore sviluppo è dalla primavera fino all'inizio dell'estate, ovviamente. E si pota una volta all'anno? Molto di più, molto di più. Sì, facilmente di più. Quindi questi rami, posso chiedere in quanto tempo sono cresciuti? In breve questi, giusto papà? Sì, perché c'è stato poi quest'anno che ha avuto delle giornate buie, delle giornate di sole, e quindi la pianta viene stimolata a più riprese e ha fatto, credo che questa sarà circa un mese, questa crescita. In un mese? Sì, un mese ha fatto questa crescita. Assolutamente. Però è divertimento anche di avere un bonsai, perché tu passi del tempo con la tua pianta, crei un rapporto, anche questo è un'opportunità che ti dà il fatto di poter coltivare un bonsai. Sì, ma poi è motivo di discussione con gli amici, con i familiari, insomma, è un piacere grandissimo, guarda, glielo posso garantire, non perché io vendo bonsai, cancelli questo perché non è nel mio carattere, ma il piacere del bonsai. Se pensiamo che il bonsai è partito dalla Cina, è arrivato in Corea, dalla Corea è arrivato in Giappone, e il Giappone è stato i primi bonsai che si sono visti in Europa nel 1889 o qualcosa del genere,
all'Expo di Parigi. Esposizioni universali, attraverso le esposizioni. Poi niente più, adesso in tutto il mondo è conosciuto il bonsai, segno evidente che c'è qualcosa di più che non una pianta piccola. Tra l'altro una cosa curiosa, bonsai si dice in tutto il mondo. È vero. Quindi è universale, bello per quello, mi piace molto questo concetto. Allora, bisognerebbe proseguire con tutta la potatura, le foglie, i rami dove si lasciano? No, questo si possono buttare. Si possono buttare tranquillamente. A meno che si vuole fare talea, ma poi magari ne parleremo un'altra volta, una talea però. Ah, ci spiegherò. Lo faremo magari un'altra allora, volta. Molto importante è il terriccio. Ecco. Non utilizzare un terriccio a caso, ma... Noi abbiamo una regola, a casa nostra una pianta va fuori solo ed esclusivamente se ha sulla parte alta del terriccio di Akadama. Perché questo? Perché le diamo un segnale. Questo è asciutto, il che quando si vede quello sulla pianta, quando lo si vede di questo colore, quindi asciutto. Lo tiriamo su così magari lo possiamo riprendere meglio. Questo è il colore, praticamente lo vedete, marroncino chiaro, no? Sì, esatto. Beige chiaro. Allora, la pianta, quando si annaffia è completamente bagnata, il terriccio si inumidifica e per cui diventa scuro. Quando tu capisci che deve essere bagnata? Quando tutta quella terra si vede così, è asciutta, non secca, deve essere asciutta. E quando si bagna, naturalmente si bagna molto. Ad esempio, secondo lei quanta acqua le si deve dare una pianta come questa? A suo giudizio? Niente. Poca, bonsai. Poca. Ah, no. Poca. No, minimo ci vuole un litro e mezzo d'acqua. Ah, questo è un litro e mezzo d'acqua? Minimo un litro almeno. E mezzo d'acqua. Ogni quanto piano, tempo? Piano. Ecco, e questo è indicarle quando. Allora, la regola è bagnare bene, abbondantemente, ogni volta che si vede o si sente che il terreno è asciutto. Si vede perché diamo l'opportunità attraverso la cadama. Mamma, che ignoranza che ho. No. Altrimenti si può usare il magico tatto. Pensavo niente in questo momento, dicevo. Cioè, no, in questo momento che non ha sete. Esatto. Ah, io intendevo bello. No, perché pensavo che in questo momento che avesse bisogno di un litro e mezzo di acqua. No. Quando si vedrà quella terra con questo colore. Ho capito adesso. Mentre questo come si fa a capire quando... Quello è un po' più difficile, bisognerebbe aggiungere un po' di Akadama. In quel caso allora le dita possono essere di aiuto, cioè si tasta. Questo si sente che è umido, Esatto, quindi finché c'è questa sensazione non si bagna. Appena inizia ad essere asciutta, in questo caso mezzo litro d'acqua è sufficiente. Quindi questo è il terriccio specifico per bonsai Akadama. Non si mette solo in superficie, si mette anche all'interno, però ecco, è di grande aiuto per chi insomma sta iniziando. Grazie. E vuole capire bene cosa deve fare. Poi ci sono anche dei micronutrienti, no? Dei quali hanno bisogno di questi tipi di piante. Assolutamente. Che cosa questa è una degli attrezzi che utilizzate per innaffiare? Esatto, abbiamo portato uno perché è molto bello, a parte esteticamente interessante, ma soprattutto ha questo beccuccio per cui l'acqua scende a pioggia e non va così a togliere dalla superficie il terriccio e si riesce ad arrivare in ogni zona della pianta. Mentre questi sono dei micronutrienti, esatto, dei concimi. Di solito azoto, fosforo e potassio sono i tre elementi importanti. Si possono dare al bonsai ovviamente dalla primavera all'autunno evitando i mesi più caldi, sono i periodi topici. Si può utilizzare sia un prodotto liquido, quindi si aggiunge normalmente all'acqua dell'annaffiatura, sia un prodotto solido che invece si posiziona direttamente sul vaso e si scioglie appunto con l'acqua. Sono molto facili e importanti. Quindi perché è indicato utilizzarli. Assolutamente, perché bisogna ricordare che il bonsai non è una pianta in natura. La pianta in natura può andare a cercare gli elementi che gli serve allungando le sue radici. Il bonsai è nel suo vaso, per cui dobbiamo essere noi a dare il nutrimento necessario. Questo cos'è invece che appunto, sono quel concime appunto che dicevo che è solido. Sono delle palline appunto da inserire nel terriccio. Quindi queste arrivano direttamente dal Giappone? Sì, noi siamo importatori appunto di Doretti, anche perché loro hanno fatto insomma scuola, per cui ci affidiamo alle loro conoscenze. C'è da dire che le concime, quasi tutto è organico, quindi non crea problemi, non è come il chimico. Lei lo sa che in campagna ogni 3 anni devono fermarsi il contadino di usare quel tipo di terra, ma deve fermarsi per farlo pulire, perché una volta si usava il concime organico, adesso è proibito, eccetera, eccetera, e si usa quello chimico. Quello chimico, ripete,
crea dei problemi alla struttura, alla terra. Quindi non va bene utilizzare concimi chimici per almeno la base organica. Sì, sì, assolutamente. Siccome la pianta rimane dentro in quel contenitore per anni e anni, ecco, occorre delle prevenzioni che possono essere queste, perché quello non le farà mai male. Ammesso che si ecceda, non si farà mai male. E la soluzione che le dà lo alimenta piano piano quello che le serve alla pianta. Ecco, ultima cosa che mi piacerebbe far vedere, come togliere le, i fiori. Perché ormai siamo a fine stagione, abbiamo portato questa azalea, allora a parte ovviamente il fiore ormai secco, quindi ormai appassito più che secco, bisogna ovviamente eliminarlo. Ma bisogna fare in modo, in questo caso, anche di eliminare l'ovario. Possiamo farlo vedere a favore di camera? Certo. Magari o giriamo la pianta? Vediamo di farlo da questa parte, che è più facile. L'ovario nel senso che questa zona, altrimenti fruttificherebbe, ma in questo caso non avrebbe senso, sarebbe uno stress per l'albero, per cui facciamo una piccola torsione ed eliminiamo questa parte. Quindi è fondamentale, insomma, perché evitiamo uno stress aggiuntivo all'albero. Dopo quindi la fioritura togliamo il fiore ormai appassito ed eliminiamo l'ovario affinché non lo porti a fruttificazione. Un metodo semplice e importante per preservare il bene delle nostre piante. Quindi andrebbero tolte questa, esatto, un po' tutti quelli secchi? Ormai sì, perché poi è un lavoro da fare completamente, una volta che hai goduto della tua fioritura devi pensare di fare questo lavoro per il tuo albero. Davvero? E poi vai educata, naturalmente. Cioè? Va potata, ma... Ah, però si fa in questo momento, no? Questo no, finito di fare quel lavoro si lascia riposare e poi si interviene con le forbici a educarlo, a ridarle... Perché questo? Per ridarle nuovamente gli spazi, anche per farla vivere nel modo migliore. È indispensabile questo per ogni pianta. Le vede nelle piante grandi, nei boschi, all'interno la vegetazione non c'è, proprio perché le manca la luce e quindi si atrofizzano. Noi, siccome il bonsai l'abbiamo vicino a noi, possiamo farle questo intervento, lo andiamo a fare, non alla pianta, lo accetta tranquillamente, le fa piacere tutto questo. Questa pianta quanti ne ha? Avrà una trentina d'anni, 30-35 anche, una vecchia azalea. Sì. Bella. Allora, ritorniamo seduti, abbiamo proprio un paio di minuti per poter dare tutti i riferimenti. Per potervi contattare, lo ricordiamo che voi siete a Milano, in provincia di Milano. Provincia di Milano a Parabiago, quindi sulla statale del Sempione. È possibile visitare il nostro sito web che è crespibonsai.com. Potete trovarci ovviamente sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo un numero di telefono per contatti tranquillamente telefonici, anche i nostri esperti sono a vostra disposizione, tra l'altro, quindi se avete un problema con un bonsai e volete conoscere qualcosa in più, anche una telefonata è ben accetta, assolutamente. Quindi vi aspettiamo anche nella nostra sede per visitare il museo, è praticamente sempre aperto tranne la domenica pomeriggio. Sei sitter, no? Cioè, brava, come ci sono i dog sitter? Sì, bonsai sitter, esatto, sì, sì. Per cui potete affidarci per le vacanze, anche tra l'altro in qualsiasi periodo dell'anno, i vostri alberi, noi ovviamente li custodiamo come dei piccoli gioielli. Ecco, mi piacerebbe, io la ringrazio Susanna, e mi piacerebbe fare l'ultima battuta con lei, Luigi. Una battuta di riflessione, un suo augurio, capire perché sarebbe bello avere in casa a fianco a noi un bonsai. Beh, devo dire che il bonsai permette di qualcosa che diversamente non permette. Attenzione, chi ha il giardino, le piante nel giardino sono belle, bellissime, non belle, bellissime, però non ha la possibilità che ha di viverla così da vicino come il bonsai. Perché questo? Perché lo può avere a 2 metri di distanza, tutte le mattine quando si alza va a carezzarlo, va a sentirlo, va a guardarlo, va a vederlo. E poi, ripeto, è molto importante perché permette di dialogare con i familiari, con gli amici, eccetera, di dire guarda la mia pianta, guarda come è cresciuta, guarda i fiori, guarda i frutti, guarda la crescita di questa primavera, te lo ricordi che avevo quel ramo che non era poi esageratamente bello, guarda, con le coccole, l'abbiamo concimata, l'abbiamo accarezzata, ecco che si è rifatto il ramo, si è rifatto la vegetazione. Queste sono cose che il giardino non permette questo, ma non perché è diverso, perché ci sono due cose completamente staccate, due cose che sono contrarie, insomma. La pianta del giardino deve rimanere lì e quindi rimarrà lì, le farò le coccole anche la pianta del giardino, ma diverse da quelle del bonsai.
e direi, ripeto, il bonsai permette di fare quelle galoppate che le dicevo nel bosco, muoversi all'ombra di queste piante, quello che la pianta da giardino non permette, ecco. Bene, bellissima questa riflessione, questa sua diciamo profonda conoscenza di questo mondo. La ringraziamo anche per averla portata entrambi a nostra conoscenza. Magari, chissà, potremmo fare delle piccole rubriche da voi sulla cura di queste meravigliose piante. Io vi ringrazio ancora, ricordo allora il sito internet che è crespibonsai.com, info@crespibonsai.com, potete mandare la mail, il telefono è 0331 491850 e siete sia su Facebook che Twitter Crespi Bonsai. Fate delle cose meravigliose, io so che sono iscritta alla vostra mailing list, quindi mi tenete sempre aggiornata sulle vostre iniziative. Io vi ringrazio e auguro ai nostri telespettatori un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a voi. Grazie.